Ed eccoci qua finalmente con Inazuma Eleven Victory Road versione 1.1 che introduce la modalità storia. Eccola qua, modalità storia e anche la modalità teatro, che però non è qui in questo momento. Ma comunque, hanno detto che oltre ad aggiungere la modalità storia, a ribilanciare le partite online e aggiustarle ovviamente perché si disconnette e prende una penalità, ci saranno anche le traduzioni migliorate. E questa è una cosa che possiamo vedere subito da qui. Nuova partita e continua. Prima era nuova partita e continuo. Ma non perdiamo tempo e andiamo nella modalità storia. Dovrebbe essere il primo capitolo. In realtà non ho letto quanto c'è di storia, ma penso sarà solo il primo capitolo e forse neanche per intero. E sarà probabilmente rimaneggiato. よく見ていました。ファーサイド。野上仕掛けて中に入れる。すみません。お前声でけえよ。そっちこそ。でもやっぱすげえよ、ライモン。あとエンドはマジやばいって。今年のフットボールフロンティアもライモンで決まりだね。 すみません。ボール取ってくれませんか？おい、待て。できるならサッカーには消えてほしい。 Ci siamo allora. Capitolo 1, puoi ancora giocare. Allora, vorrei solo dire una cosa. Quello che mi ha colpito di più è il nome di Endo Haru, che è Harper. Non capisco perché la correlazione tra Primavera e Harper, magari non lo so io. No signorina, non mi sposti. Però ok, Destin Billows, che Billows... sapevamo che odiava il calcio perché l'avevano già detto anche nei vari promo. Forse farò una piccola passeggiata intorno alla scuola per capire l'atmosfera. Ok. ZR scatto alla massima potenza. Wow. Parla, beh, indaga, salta con X. Perché con X? È fastidioso. Ma poi casca velocissimo, casca. Dammi il tempo di muovermi, per favore. Un pallone? Eh sì, eh. Allora, se doppia lascio fare a lui. È una palla. Ah, ok, aspetta, 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 sono curioso ora. Ah, ma è scomparsa? Forse è ritornata qui? A parte che mi ha dato un oggetto, mi ha dato. Ah no, sta là, chiedi informazioni agli studenti. Ma questo sappiamo chi è. Praticamente è il ciaddone della situa. Ah, ma calcia dove pare al... Ah, ogni volta che la calcio mi dà un oggetto, però devo trovarla. Mi sa. Ok, va bene. Comunque sì, un attimino, no, voglio vedere qua il ciaddone. È sempre così perfetto. Reyes è così alto che lo si nota subito. In più viene dalla famiglia d'élite, è proprio un principe. Non credo. Sì, l'altra ragazza. Eccola qua. Anche oggi Reyes è perfetto. Vorrei trovare il coraggio di guardarlo in faccia un giorno.
Reyes, tu che mi dici? Vabbè, niente. Vabbè, allora andiamo, continuiamo. Chiedi informazioni agli studenti, va bene. E ZL mi fa camminare tranquillamente. R ed L non fanno nulla e con ZR si scatta la massima potenza. Ah, ecco il pallone, voglio un attimino continuare a calciarlo. Però voglio vedere se va dove dico io. No, si gira, fa dove para lui. Però ragazzi, se questa cosa è farmabile all'infinito, io lo faccio, eh. Non mi creo problemi. No, Oh, la South Cirrus non ha una squadra di calcio. Perché me lo chiedi se lo sai già? Il calcio sarà popolare in tutto il paese, ma per me non è un problema visto che non mi interessa. Va bene. Penso che i dialoghi siano. No, aspetta, allora, se io posso parlare con chi voglio. Perché vedete, ci sono tantissimi punti di interesse. Magari non puoi parlare con tutti, ma quelli con cui puoi parlare sono doppiati. やっぱ野Il 球部か punto な。di forza di questa 最近squadra じè ゃla squadra di 将来的にbaseball. 甲子園Wow. を目指したい野球小僧たちが押し寄せて。押し寄せて、ok. Questo studente vivace. Ma perché è la voce di un元気なやつ quarantenne で。questo? Va bene. Quindi questa scuola è famosa. Reputazione. Ma questo che bello! Allora, sarei io questo, ma un pochino più alto. A parte, mamma mia, a parte che è grosso comunque, è anche alto, ma. È Destin Billows che è piccolo. Ci sono tantissime persone con cui parlare. Però no, il gioco mi dice questi quattro qua. Allora, là c'è la palla subitissimo. Dai, 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 dai. Ok, pagina dei piani oscuri, sì. Allora, vediamo un po' che ci dice questo qua. Ciao. Nagumohara は確かにいい学Oddio, ma è 校なんだが、Firis. È 完璧ってわけじゃない。una buona でscuola, ma も、non è桜崎だperfetta. と。Ah, avrai sentito parlare di Briar Bloomhurst. Va bene. Ma ora mi diverto a calciare la palla perché. Poi gli oggetti che prendiamo possono essere usati per la modalità competizione. E non fanno proprio tanto brutto averceli, eh. Allora, il paesaggio, un attimino. È bello. Non è male. C'è abbastanza roba da vedere. Meglio di altri giochi, purtroppo. Che stai giocando? Non posso vederlo. C'è un gruppo di teppisti che gira intorno alla scuola. Stai attento, prendono spesso e rimirano gli studenti. E mi ha dato qualcosina, grazie. Uccio to koushin Come faccio all'universo a comunicare con sensei, noi è un omanashi mistero, dou ancora yara tutto da kimo svelare. hikitsuke rarete shimatta you da Ma ne. tanti parlano, è fantastico, è bellissimo. Ma che è questo mo? Ah, non è un ulivo questo. Albero divino. No, dal tronco mi sembrava un ulivo, ma l'ulivo è un pochino più nodoso. Anche il colore è un po' diverso. Ok, là c'è la palla. Mi diverto a calciare palloni. In un gioco di calcio che fai? Non calci la palla? E ci sono tante cose che po'. È finita. È arrivata la porta, è finita. Ci sono tante cose che puoi fare alla fine dei conti. Tante cose da raccogliere che poi non serviranno neanche, magari. Pallone da calcio. Ah, posso leggerle io però. Certo. André, datti una svegliata, su. Magazzino della vecchia palestra. Con Start, quindi con più si apre il menu e per navigare ZL e ZR. Ma. Ok, queste. Ah, quindi ogni zona ha il suo. Ha le sue cose che raccogli quando parli con gli studenti o con i punti di interesse. Briar, club di baseball, club di calcio. Allora, vediamo un po' un attimino preciso. La South Cirrus è una delle migliori scuole preparatorie del Kyushu, quindi siamo in Giappone. Perfetto. Dà molto peso sia allo studio che allo sport e ogni sua squadra è così forte da ottenere buoni risultati nelle competizioni. Boh, vabbè. Club di baseball. La squadra di baseball della South Cirrus vince il secondo posto del torneo nazionale. Questa squadra ottiene ottimi risultati ogni anno. È la squadra di punta della South Cirrus Junior High. Lo studente combina guai della South Cirrus Junior High, Briar Bloomhurst. È la vergogna dell'intera scuola. Magari se ne andasse via prima possibile. Ma invece è un ragazzo dal cuore tenero. Non lo so. Non c'è una squadra di calcio alla South Cirrus. Sembra che il club di calcio sia stato chiuso per qualche motivo, ma l'articolo che parlava delle cause non esiste più. Internet. Un pallone da calcio strappato non più utilizzato. Il calcio è stato vietato al South Cirrus Junior High negli ultimi 5 anni, rendendolo un reperto del passato. Però è rimasto lì fuori. Ok.
un grande albero, l'albero divino, soprannominato dai visti davanti all'albero divino. Si dice che confessare il proprio amore davanti a questo albero senza essere visti porti alla realizzazione di tale amore. Allora ci andiamo la notte. Ah, ora che ho letto tutto quanto, va avanti il gioco. Nagumoharachu, Kyushu kushi no shingakuko.校舎は比較的新しく、清潔で好印象。生徒の雰囲気は低多通り。学業だけでなく、スポーツにも力を入れ、近年は野球部の活躍が目覚ましい。まさに文武両道、非の打ち所のない理想的な学校。 とはいかないか。 2年の問題児、桜崎昌司。 時代を錯誤した不良、 SNSでもクズと叩かれている。 どんな学校にも一つや二つ問題はある。 それでもここは僕にとっていい学校なんだ。 なぜならここには サッカー部がないから。 Quindi lui cercava una scuola senza una squadra di calcio, per qualche strana ragione. Vabbè, questa è una cosa che scopriremo comunque nel corso dell'avventura. Oi! Chi è? Culturista. Quindi cosa vuoi? Ma a botte? Vai, side chest, oh yeah! Ok, quindi che facciamo? Le pietre d'azione indicano il numero possibile di azioni. Diminuiscono quando selezioni un comando, ma si recuperano col tempo. Se ti restano pietre, puoi dare ordini senza attendere l'attacco del nemico. Ogni personaggio ha un'altra 4 personalità, intellettuale, combattiva, spontanea e carismatica. Ciascuna è rappresentata da un'icona e ha i propri punti di forza e debolezza. Alcuni nemici hanno la capacità di utilizzare una barriera che può ripararli completamente dagli attacchi. Puoi distruggere questa barriera attaccandola con il tratto di personalità mostrato su di essa. Ah, va bene. Rifiuto? No, rifiuto. Al culturista. Quindi noi siamo intellettuali. Aia. Inchino cortese. Magari sempre a lui. Wow. Che botta. Area di indifferenza. Sempre a lui. Ok, 40. Ah no, a lui. Faccio carta, blocco. Ok, aspetta però. Ah, qua c'ho le cose qua. Guts Gear, ok, fammi fare. Recupero. Quanto recupero? Ok. Ci sta. Ok, devo ricaricare. Ok, ora posso andare. Tutti quanti colpiamo, ok. Wow! Azioni 3, però devo aspettare che tutte quante vadano. Devo aspettare che si ricarichi. Magari quando ho anche altri personaggi posso attaccare con gli altri due, magari. Ok, ci siamo ancora. Inchino cortese, vediamo un po' se va a segno. No, non basta. Master Sprashy. Vabbè, dai. A posto, inchino cortese e ciao. Però è resistente, oh.
È bello che si combattano delle battaglie diverse da quelle di calcio. Anche se credo che ci saranno poi, No, io non spreco la mia vita, caro mio. Faccio anch'io palestra, ma non è che... devi farne tutto il tuo punto vitale, cioè... Vabbè, no, guarda, non ti parlo più. Insegnante d'inglese schietta. Are you okay? Mi fate preoccupare con quella faccia triste? Grazie. Entriamo nella porta d'ingresso principale. Quindi gli studenti ogni giorno entrano da qui. E che è giusto. Oddio, questo è arrabbiatissimo! Ciao, membro del comitato! Vuoi spiegarmi dove ho sbagliato? Ma io ti prendo a schiaffi, oh. Ma chi sei? Guardali! Imbranati. Sì, Destin, voglio giocare, scusami, Quando attacchi, la tensione nell'angolo superiore sinistro dello schermo si accumula. Quando raggiunge il massimo, un potente colpo di grazia diventa disponibile. Potrebbe quasi essere considerato una mossa scorretta data la sua forza schiacciante. I nemici possono usare degli attacchi mirati che infliggono danni enormi potenzialmente letali. Vedrai un conto al rovescio prima che ne attivino uno. Quindi preparati a contrastarlo. Ma come? No, lui non mi piace. Bellissimo. A lui. Bene. Cavolo, però, sono tosti questi, Non è facile. Sempre a lui, mi sta antipatico lui. A prescindere. Buono! Bene! Bene, ho capito forse come funziona. No, ok, lui no. Aia. Perché lui? Ho fatto l'altro. Quindi ho perso. È andata male. Sì. Durante le battaglie può succedere che si attivino tiri portentosi o parate portentose o che si sottovaluti l'avversario. Un tiro portentoso è un colpo fortunato che infligge danni significativi maggiori del normale. Una parata portentosa invece è un'azione istintiva che protegge completamente da un attacco nemico. Quindi va a caso. Si attiva da sola allora. Va bene. Questa azione comporta danni molto maggiori del solito. Vai. E ora la tensione carica, giusto? Ok, non l'ha fatto. Quindi quello che gli fa male... Ho capito. Però devo trovare il punto che gli fa male, Non sei che un NPC? Cosa? Bellissima! Dai, buono! Mo ti faccio vedere io. No, beccati questa. Manata. È carta, in realtà. When? Occhio della disciplina, mi lanci un occhio, cos'è? E uno se ne va, bene. L'altro ci manca poco. Vabbè, mo me lo fai tiro portentoso. Lui che gli farà male, regola insistente. Che è pugno, sasso. 25, no, non penso che faccia male questo. Vai. Dovremmo esserci ormai, dai. Sconfiggilo. Grande. E anche questi qua sconfiggi. Ma questi erano forti, Livello ancora niente, ma... si aspettano forse che io sia più forte di tutti a prescindere. Ma i palloni qua dentro pure stanno? Ma scusa. Ma vabbè, non lo so. Qua le classi non si può entrare. Che c'è? Amante dell'arte. Ok, combattiamo. Uno contro uno. Ok, è facile questa, dai. Quindi, assolutamente no. Ci farà vincere. Trasformazione in Stalker. No, mangia, perché sennò questo mi fa male,
Non lo so. Quindi forbici. Forbici per fermare quell'attacco, però. Ah, bene, bene. Meno male che te lo dice il gioco, perché sennò non cattureresti la mia essenza. È bello che ogni club abbia una mossa specifica per sconfiggerli. È perfetto. Allora, mi dirigo per... Questo già vuole combattere un'altra volta. Devo andare sopra, devo andare. Ok, dov'è? Oh, questo è buono, ehi, è d'oro. Ah, bene. Arrivo, prof, arrivo, sì, adesso sono i Dustin Billows. Ok, eccomi, salve. Scusate, ho visto la scuola, ho visto la scuola. E lei in sereno. Perché c'è? Ok, va bene. Poi potevo anche esplorare un po' di più, ma ci sarà modo, secondo me, nei prossimi episodi. Sasanami-kun wa goryoushin no tsugo de suujitsu okurete no ryugaku ni narimashita. Sasanami unmei desu. Yoroshiku onegai shimasu.運命と運命的な出会いってわけだな。こんな運命話はねえぞ。ささなみくん、じゃああの席へ。俺は木曽路平太。みんなには掃除って呼ばれてる。よろしくね。さっきの全然面白くなかった。 お。よ。暗いよ、お前。一緒にゲーセンでも寄ってくか?禁止されてるだろ。じゃあどこ行きたい?お前この町来たばっかだろ。俺が案内してやるよ。街のデータなら全て頭に入ってる。 多分君よりもね。この周辺に僕が今行きたいところはない。データって。来た!攻略しがいのある陰キャ!まあ待てって。 俺の話を聞け。俺がお前のこの町での最初の友達ってことでいいだろう。な、もっと話そうぜ。しつこいな。Ok, Cedric Freud. Giocare col telefonino atteggiamento freddo, farla franca, vai. Vediamo un po' come funziona. Ok, va bene. Ganzo lui, Giocare col telefonino invece? Cioè proprio mostriamo disinteresse. Va bene, niente, niente di che. Farla franca magari potrebbe essere interessante. Ah, ce ne andiamo. Poverino. Braccio diretto verso la spalla, qual è? Carta, ok. Vediamo un po', se lo blocchiamo. Bene. Braccio senza appeal. Ma sto gioco è fantastico. E non stiamo neanche giocando a calcio, Lo sconfiggiamo così? No, mi sa che ci ha sconfitto lui. Ok, parata. Molta fortuna, immagino. Guts Gear. Ma perché non la potevo tradurre in italiano? No, atteggiamento freddo. E dai. Ancora atteggiamento freddo, sì.
Eccolo qua. Fuga da Cedric. Poverino. Poi mi dispiace. Oh, quanti punti ci dà lui? Già livello 2. Belle ricompense. Finalmente ha smesso di seguirmi. Ok. Farò un giro intorno alla scuola, ok. Magari in mezzo alla strada a calciare palloni. Non è che sia proprio il massimo. Oddio, questo ci dà un regalo? Me ne manca uno per completare la collezione. Se non lo completo non riesco a dormire. Ti capisco benissimo. Ti capisco fin troppo bene. Quanti palloni da calcio. Cioè, trovare, prendere gli oggetti in questa maniera può diventare un po' snervante alla fine. Cioè, sempre fa così e dai calci al pallone. È un gioco di calcio. Che ti aspetti, Andrea? È che non sia proprio così, magari? Cioè, mettili come gli altri Nazuma in mezzo alla strada. O al lato, cioè... il bello di un gioco è anche esplorare, quindi mettere i palloni così è un po' boh. Poi questo è un gusto mio personale, sia ben chiaro. Non puoi procedere oltre nella versione di prova. Ah, non che volessi andare oltre veramente, però questa è la strada da prendere a quanto pare. Ah sì sì, ecco. Qua infatti c'è il punto. Oltrepassiamo la linea. Quartiere commerciale, ok. Dunque, in Giappone le macchine procedono. Ah, quanto si ferma prima. Volevo vedere se quanto si fermasse prima o dopo. Perché magari, sai, no? Tipo Yo-Kai Watch che si ferma all'ultimo. Oddio, chi è questa? Sto pensando di farmi un regalo per aver lavorato sotto tutto il giorno. Cosa potrei scegliere? Un marito, magari? No, dico, cioè, tante sognano di sposarsi presto. Fatti un marito, non lo so. さあ、とっとと続きをやろうぜ。 踏み込みの速さ、強振な軸足、バネ、あれは、あの足は。どうした？もう終わりか？ こんなもんじゃ足りねえんだよ。とことんやろうぜ。誰も見て見ぬふりできねえような殺し合いをよ。お前誰だてめえ。
お友達か、桜崎。ダメです、先輩。暴力は、いろんなものを失うよ。失うものなんかねえよ。あります。あ、あいや、優等生じゃんよ。そいつに何を言っても無駄だぜ。こいつはね、誰から構わず喧嘩吹っかける、どうしようもねえ暴力バカのクズさ。これはいわば害虫駆除よ。そうさ、町のために頑張ってんの。クズじゃない。おお、怖っ。そろそろ帰んな、ガキ。桜崎先輩をクズにはさせない。くそ。どうしてぼーっとして寝ぼけてんのか。霧の桜崎さんよ、若干目障りですんで。潰します。てめえら殺しやがったな。やめて。おいおい。気がついた。ゆっくり。検査では心臓に悪い影響はないって。もうびっくりしたんだからね。あれ、どうしてここに。お友達が運んでくれたそうよ。お母さんも会ってないの。おいおい、しっかりしろ。おい桜崎先輩。お大事にどうぞ。母さん。うん？母さん、先に帰っててもらってもいい？何言ってるの？あなた倒れたのよ。今日は帰ってゆっくり寝さい。お願い母さん。いろいろあって少し一人になりたいんだ。遅くならないようにする。桜崎先輩が僕の先輩が運んでくれた。まだ近くにいるかもしれない。あ、ci picchia. Vabbè, un mei Destin ha capito bene che se gli avesse preso le gambe lo avrebbe distrutto. Cioè, è quella Briar è fatto per giocare a calcio. O Muay Thai, una delle due, di quello che più lo aggrada, certo. Però, da quello che ho capito, non mi è sembrato lui rissoso, ma gli altri rissosi. E lui giustamente si difende. C'è un finto poliziotto che gira in questa zona. Cosa? Ah, c'è una missione. No, quindi c'è una missione ulteriore. Vabbè, questa ragazzi, secondo me, allora, questa qui è la storia fatta apposta per la beta, ma secondo me è solo con punti dove non puoi andare di diverso, secondo me, perché alla fine, cioè, anche missioni extra, no.
Questa è la storia vera e propria. Con poche differenze. Troppo buio, non vedo un'altra missione. No, questo non c'è la missione. Che cosa non vedi? Abbiamo anche una sfida qui fuori. Chi è? Oddio, che paura. Vabbè, vediamo l'oroscopo cosa ha in serbo, dai. Ha fatto un attimo paura, dico, ma chi è questa? Sospiro intrattenibile. Banto dell'infallibilità. Ok, quindi non è forbici. Lei sarà sasso probabilmente. Buono. Vediamo un po'. Rifiuto fermo. La signora ficcanato. Ora ho visto il nome. Va bene, ci sta. Oba-chan, va bene zietta, cosa vuoi offrirmi? Carta, no, forbici, fermati. Vai, fermiamola. Gli lancio una polpetta di riso. Cos'è quella? Una perla? Ma quindi allora forbici è super efficace contro di lei. Super efficace. Insomma, per capirci, Boh, è strano perché se forbice è per fermare il suo attacco speciale. Boh, vabbè, non importa. Ora abbiamo il colpo di grazia. Guarda le recensioni, fantastico. Sembra una cosa scontata, ma non lo è in questo gioco. È un Inazuma Eleven completamente nuovo. Non vedo il tuo futuro, guarda. Io non so neanche quello che farò dopo. Questo può aver registrato, quindi. Ok, però, non male come punti esperienza. Pensavo molti di meno. Non voglio subito andare avanti. Voglio solo prendere qua l'oggetto e poi vedere dove si trova. Ah, tipo una barra di ricarica? Non lo so. Vedere se c'è questo poliziotto fasullo in giro. Boh, andiamo avanti e vediamo un po' se. Ma non è qui da queste parti? Non c'era nessun altro in quella zona? Ah, forse sì. Ma allora lui è cattivo. È lui il cattivo. Ti porto in centrale del pistello, ma cosa vuoi? Oh, ok. Buono il danno. E inchino cortese? Leva sulla paura. Questo qua è quello fasullo, dai. Per forza. Pronti alla cyber trasformazione. Ma che ti pensi di essere? Oh, è arrivato Kamen Rider, va. Che tipo strano. Fa un bel male lui, accidenti. Devo ricaricarmi. Sospetto sospettoso? Allora vedi che è lui. Bene. E beh, dai, era giusto. Magari lui è uno bravo in realtà, però non può farlo. Non saliamo però di livello ancora. Vabbè, dai. Sei tu il finto poliziotto di cui si parla tanto e hai tentato di rapirmi. Vabbè, non è come dici. Vabbè, di com'è allora? Cosplay di Cyber Police Ranger. Cyber Retto. Uso già nai! Cyrenjano dai 27 Mune. Cyber Chiru de Dana. Teki Soschino Cyber Shadow no Naibre. Senyu Sosa Steita Cyber Ruga.
Sì, però fa dalle convention, amico mio. Vabbè, l'ho visto 50 volte registrato e 30 volte in streaming. Andiamo avanti. Sì, datti un contegno che è meglio, va. Sono grande fan dei due personaggi principali, Red e Blue. Vabbè, dai. Sì, ti sto ascoltando, ma molto velocemente, perché non è che ho tutto il tempo del mondo. Smettere di fare cosplay, perché sennò... Cioè, lui per fare giustizia si è messo contro la giustizia, ma comunque... Devo andarlo a riferire all'altro poliziotto, no, vero? Forse sì. E quindi che succede ora? Ah, un bel po' di punti esperienza. Che bello. Allora, i suoni però sono sempre quelli di Inazuma Eleven, il che è un gran piacere sentirli. Comunque, andiamo a Parco Marino e continuiamo con la storia, dai. Che bello il paesaggio, ragazzi. La mappa è davvero grande e c'è davvero molto da esplorare. Questa anche ti fai una passeggiata così per i fatti tuoi, è bellissimo secondo me. Guardalo qua. Sì, però scusami, non è per dire niente. Ecco, grazie Dustin, Destin. Ah, questa è la spiaggia che si vede nei trailer. Bello. Ah, devo andare proprio qui? Giorgi, gakkō wa tanoshii ka? Kōchō kara wa subarashiku mohanteki na seito da to hōgoku o ukete iru. Sono chōshi de ganbare. Shingakusaki no kōkō wa Amerika no gakkō o tehai shite aru. Omae no iku michi wa kagayakashii mirai shika nai no da kara na. おい、後輩。何してる？誰も殺してないですよね。は？お前、なんで止めた？さあ、あの時は。ただ夢中で優等生の気まぐれってやつかでももったいないって思ったんです僕にはわかるんです先輩の足はただの足じゃない1万人に1人いや10万人に1人かもしれない雲を突き抜け天空を切り裂ける足ですはっぽいなかよよするにお前は俺の足を守るために鉄パイプの前に飛び込んだってのかまあそうですねイカれてやがる。一つ言っとくぞ。俺に関わるな。
の項と定数項をまとめたら、あとは x の係数で両辺を割るだけです。簡単でしょ？Beh, non lo so perché sei così curioso, ma credo che lo scopriremo. Ma magari nel prossimo episodio. Per questo primo video è tutto, sono oltre 50 minuti, credo anche taglio qualche piccola parte durante le lotte, ma c'è tantissima carne al fuoco già dal primo episodio, quindi io sono più che contento di portare... vabbè, prima di tutto era in Zoom Eleven, l'avrei giocato a prescindere, perché a volte basta anche il nome per un gioco. Però... sono molto molto curioso di vedere come va avanti. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. Nel prossimo episodio vedremo di scoprire qualcosa di più su Briar Bloomhurst, che ha un nome fantastico ma difficile da pronunciare. Ma direi che ci becchiamo al prossimo video. Ciao!